Ma buondì a tutti, amici di Doppia Frizione! Siamo tornati finalmente con un Doppia Frizione Reaction dopo la settimana passata a caricare video di Majora che non sono ancora finiti perché la mia connessione fa schifo. Ma direi di iniziare subito con il video della 14ª settimana di incidenti automobilistici, motoristici, eccetera, eccetera. Abbiamo le nostre cuffiette. Direi di iniziare. Su. Ok, sto in mezzo a un bosco, Renoclio. Serie 3 Sport, mi sa. Tac. Madonna. Sembrava che andasse anche piano. Era molto figo. In mezzo a vigneti. Cappottone. È in Italia, mi sa, cappottone, cappottone. Ah, mi sa che questo qui è il rally del Monferrato. No, dei vigneti monferrini, roba del genere. Ok, questo qui ha perso il controllo, se ne... No, dai, non ci Ma credo. non ci Anche lui credo! non ci crede. Ok. Lancer. Non ho capito, per Adam direttamente contro la folla, quasi. Preso un bel pila. Oh no, un escort. Maronna, che botta. Ok, rally sulla neve. Cappottone. E via così. È Una trampolina trava i trio, c'è sempre cruda. un board. Rally sulla neve. Sterza. Si è nevato. Ah, si è anche cappottato addirittura, cioè. Ok, Megane, che mi sembra che abbia già toccato. Drittissimo, mamma mia. Renoclio SM1006 mi sembra. Sì. Mezzo ai boschi di nuovo, attenzione, 106. Prende la curva, bella veloce. Tu. Madonna. Questo qui era pesante, eh? Era un po' pesante, è rimasto anche così. Altro 106 fuori, cappottone e albero. Ha fermato almeno, dai. Ok, oh, 206, due ruote, paletti e prati. Ok, cerca di ritornare in strada. Ovviamente a 205. Che dolore quella pietra! Che dolore quella pietra! Lo sento anch'io. Mamma mia, ok. Altro 106. Tiro leva, se no, ok. Vai piano che è umido. Ah, toppo all'interno, cappottone. Cappottone, si è rimasto lì. Ok, C4. Un po' umido, ho tirato giù qualsiasi cosa. Passiamo dai prati, intanto le quattro ruote motrici. E via. Lancer, sempre stesso curva, sempre stesso rettilineo. Drittissimo. Stavolta prende l'albero. Oh, per un pelo. Si è ripreso anche bene, oh. Minchia. Bravo, 208. 208. Ok. La prende un po' così. Tac. Battuto. La portiera si è aperta. Altro 208, questo qui è molto base base. Attenzione, al tipo esterno. Non vi mettete mai lì. Ma non vi mettete mai lì, porca puttana. 108 di nuovo. Sempre la stessa curva, eh. Guardate quanti segni di macchine c'erano in quel prato. Ma è di nuovo lì, ecco. Io non lo so perché vogliono morire questi. Altro qui io. Dritto. Però questo qui riesce a fermarsi. No, non è riuscito a fermarsi. Si è riuscito a fermare solo dopo un albero. Questo qui è arrivato anche bello campato. Fuori. Questo qui è arrivato addirittura fuori. Ok, passiamo ai circuiti MX5. O Miata, come la volete chiamare. Top. Era... Madonna. Quello lì aveva fatto un drifting pazzesco. Quello lì è riuscito ancora a ripartire. Passiamo al monoposto. Perde il controllo in mezzo alla pista. Due macchine coinvolte. Due ruote. Niente, capottato. Madonna. Non deve essere molto bello capottare con un monoposto, non vorrei mai farlo. Contro le barriere, di nuovo. Aquaplaning, probabilmente. Sfumo, ovviamente. Sempre mi sembra MX5.
all'interno. Oh mio Dio, io ero completamente, stavo fissando la macchina bianca e poi da dietro è arrivata una mistica terraria. Ok, Ginetta G5. Ha preso il giro, attenzione all'altra, ha presa. Niente. 2, 3, 4 quasi, ok. Ok, Aston Martin, Vantage, BMW, ah si toccano, la Vantage era peggio. Contro il muro, meno male che c'erano. Oh, Renocchio Cup, attenzione. Ok. Drittissimi, quanti dritti? Madonna, 6, 7 persone, 8, 9. 9 Clio, tutte dritte. Madonna. Ancora qui. Altro. Oh. Ok, questi qui non hanno fatto tanto casino. 3 macchine. Madonna, ma ce ne sono veramente un botto. C'è un'onda. Oh, dietro. Dietro. Ci sono un po' di Seat che si toccano. Ho sentito, infatti anche io ho sentito qualcosa. Vabbè, cambiamo, andiamo in Australia. Mi sembra che sia un qualcosa in Australia questo tracciato. Nevo contro il muro. Ok, c'è un BMW senza una ruota probabilmente. Credo che sia della BMW questa ruota. Tac. Attenzione che passa in mezzo. Ci sono GT86, c'è un Megane, ma non capisco, c'è un Evo 10. Non capisco. Non capisco più che altro, c'è un G3, c'è un'onda, c'è un polo. Mi spiegate che cosa sono queste cose? Cioè, questa ruota continua ad andare perché ha gravità, sai. In più è rotonda, quindi rotola come se non ci fosse un domani, magari va anche più veloce. Guarda che roba! It's gone down to the elbow. It's gone almost a full kilometer now. Cioè, avrà fatto più lei che il pilota. Per farvi capire. Attenzione. Ha preso. Oh, si è fermato. Tac, Porsche contro il muro. Yeah, that's exactly right. And that's gonna be a major. Così mi sembra che sia un. Attenzione. Così qui è Argentina-Brasile, quei campionati lì strani. Che però sono molto competitivi, ho scoperto. Sono veramente competitivi. Attenzione. Oh, dall'inizio del gruppo uno si gira, due macchine coinvolte. Ritorna in strada. Quattro macchine coinvolte adesso. Frontale, frontale. Niente, ok. Oh, ho preso il giro, attenzione. Fiesta fuori pista, Clio in mezzo alla pista. Ok, hanno lisciato. Uno ha preso un cartello, due cartelli. Non ha più neanche il parabrezza questo. Cos'è poi sotto la macchina? Vabbè, stava trascinando qualcosa, prende il controllo, attenzione. Non da... in mezzo alla pista ha preso uno. Succede. È sempre pericolosissimo, perché se ti prende bene ho visto degli incidenti devastanti. Ok. Mamma mia, questo qui non aveva... Porco cane, che botta. Mamma mia. No, no, madonna, questo qui si è fatto male veramente. Vediamo. Speriamo che escano dalle macchine almeno. Porco cane. Vediamo in onboard. Non aveva più, non aveva più i freni perché ha continuato a schiacciare, però non ha frenato. Mamma mia. Che cos'è questa cosa? Un camion da drifting? Ma cosa? Oh my goodness! Perché gli americani devono fare queste cose? Ok, drifting. GT86 mi sembra, o BRZ. Troppo largo, toccato, tac. Era troppo largo, l'ho visto subito. GT86, ok. JZX100 Chaser. Attenzione, sempre largo. No, ho perso il controllo. Mamma mia, che botta contro il muro. Questo qui deve cambiare qualsiasi cosa della macchina adesso. Mamma mia. Ok, drifting ancora. Largo, ciao, buongiorno. Il caffè non è qua, è al bar. Un BMW che mi sembra molto stock. Lunghissimo.
Attenzione, passiamo al Superbike, credo, non è Superbike, è qualcosa del genere. Ok, pilota, ok. Perso il controllo a veramente... Sono stato 150-200 km all'ora, roba. Perde il controllo, fanno sempre... porco cane. Oh, madonna. Qui ha preso in pieno un'altra moto. Mamma mia, in mezzo alla pista non è molto comodo. C'è una moto che va in mezzo alla pista. Ragazzi, fermatela. Niente, quella curva è una cosa incredibile. Guardate quanti segni di... Quanti segni... Oddio, cazzo è? Che cos'è questo Gran Premio? Malaysian Grand Prix. Ah, ok. Attenzione, Carmelino. Tra l'altro è uscito il video oggi perché lo sto registrando di domenica. Mamma mia, Carmelino, l'ho registrato anch'io. Tanta roba, Carmelino. Ho preso un pila devastante. Tom. Ci saranno anche altre, sì. C'è il video di Marcello. No, Marcello Gallo. Tac e caputtone. Adesso mi ricordo come... Chi era il pilota? The Easter Sprint Car Trail Wheelie! Wheelie? Attenzione, dai mini. Porca puttana! We'll go red. Ok. Il micro machine. Ma che cosa sta facendo? Ecco, rotto la sospensione e cappotta! Ma come cavolo fanno a cappottare in 5 secondi queste cose? Cioè, questi. Vabbè, comunque è finito. Queste cose dovrebbero rimanere lì? Dovrebbero rimanere lì? Cioè, ferme. Gli americani sono stupidi, madonna. Ok, ho cercato su YouTube da un mio amico il video dell'incidente dei kart a Maggiora ed era Max Vercelli, non era Marcello Gallo, mi sono confuso. E mi sembra che il lunedì di Pasquetta comunque lui sia rimasto in prognosi in ospedale per vedere se aveva qualcosa che non andava bene. Però mi sembra che fosse andato tutto bene, non avesse niente, eccetera eccetera. Quindi tutto bene, ciò che finisce bene. Un brutto cappottone per lui, però un po' di spettacolo, dai. Io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video.